C'era un po' di pop, un po' di piano, rock, il jazz, fino alla pizzica salentina. Dopo il successo della scorsa estate, mercoledì scorso è partita per le vie del centro storico di Fano la seconda edizione del Mercoledì degli Artisti. L'iniziativa, promossa dall'assessorato al turismo e con il coordinamento artistico dell'Orchestra Sinfonica Rossini, vede il coinvolgimento per 14 mercoledì di fila, dal 9 giugno all'8 settembre, di artisti musicali che si esibiranno all'esterno di ristoranti, bar e attività economiche che hanno aderito e aderiranno all'evento, trasformandosi per una serata in tanti teatri a cielo aperto. Un evento accessibile a tutti, dai più grandi ai più piccoli, grazie ad un nutrito programma che spazia dall'arte alla musica, alla poesia, al canto e alla recitazione. Mercoledì a metà giugno, dopo tutto quello che abbiamo passato, non era scontato che avesse questo successo, un successo di gioia moderata nel rispetto delle regole, va detto, quindi bravi locali che hanno aderito, quindi tutto il centro storico ha vissuto di momenti musicali di pregio. Devo dire che, senza citare un artista piuttosto che l'altro, abbiamo ascoltato dei gran soli di chitarra, alle tastiere, sassofoni, voci di tutte le tipologie e anche la danza della pizzica salentina. Quindi sono pienamente soddisfatto dal punto di vista artistico, sono contento che i locali hanno riempito i posti che potevano mettere a disposizione, quindi un debutto fortunato per il Mercoledì degli Artisti, tutti i mercoledì sera a Fano fino a settembre. La, la, la. Il programma completo delle serate con tutti gli artisti è possibile consultarlo alla pagina Facebook Il Mercoledì degli Artisti.